primo di questi due criteri criterio del costo minimo unitario. Allora, in che cosa consiste il criterio del costo minimo unitario? Allora, vi ricordo che stiamo parlando sempre di materiale a domanda dipendente e stiamo cercando di definire un criterio per l'ordinazione di questi materiali, noto che sia il fabbisogno di questi materiali. Ripeto, il fabbisogno su cui devo ragionare per applicare questi criteri è il fabbisogno netto. Quindi se ho il lordo, e io ovviamente vi darò eventualmente giacenza, quantità impegnata, eccetera, ovviamente devo trasformare quel lordo in netto. Allora, il criterio del costo minimo unitario consiste nella determinazione del costo unitario del prodotto, del materiale che ovviamente devo ordinare, acquistare, quindi costo unitario, che mi viene fornito da un rapporto, cioè in particolare al numeratore devo andare a mettere il costo del materiale che devo ovviamente ordinare, e al denominatore la quantità ovviamente del materiale che vado ad ordinare. Allora, premetto una cosa, giusto per essere più chiaro. Allora, immaginiamo di avere una situazione di questo tipo. Allora, immaginiamo di avere in una tabella i fabbisogni netti dei materiali relativi a periodi di tempo diversi. Allora, fabbisogno netto, tempo, immaginiamo che sia un fabbisogno di materiale, di un determinato materiale, e utilizzando come unità di tempo, per esempio, quello che volete, la settimana, per esempio. Così che, per esempio, nella settimana 1 ho bisogno di 10 unità di questo componente, alla settimana 2 15, alla settimana 3 5, alla settimana 4 20, eccetera, eccetera, eccetera. Sono materiale a domanda dipendente, infatti vedete, io lì ho scritto dei numeri e i numeri sono quelli, cioè non è che ho detto ma forse, probabilmente, valore di probabilità eccetera di fabbisogno è 10 più o meno, no, sto dicendo un valore certo. Fabbisogno netto, quindi sto dando già per scontato che ovviamente risulti essere pari alla somma algebrica del fabbisogno lordo, giacenza, quantità impegnata, scorte di sicurezza e ordine in corso. Allora, che cosa cerco di determinare con questo criterio del costo minimo unitario? Cioè, in sostanza, io sto dicendo, se questi sono i fabbisogni di materiali nei vari periodi di tempo, allora io che faccio? Il criterio di ordinazione ad impegno direbbe, io ne devo ordinare, quando arrivo all'istante t uguale a 1 ne devo ordinare 10, all'istante t uguale a 2 ne devo ordinare 15, all'istante t uguale a 3 ne devo ordinare 5, questo è a impegno. Ma capite bene che se io ordino in questo modo, che cosa ho? Ho un costo di lancio, di emissione dell'ordine che devo sostenere ogni volta che metto l'ordine, no? Il criterio del costo minimo unitario, così come il criterio del bilanciamento dei costi, invece dice tu cerca di accorpare i fabbisogni relativi ai diversi periodi di tempo, cioè tu potresti, ad esempio, ordinarne 10 più 15, cioè 25, oppure, chi te l'ha detto, 10 più 15? Potrebbe essere 10 più 15 più 5, cioè 30, e così via. Potrebbe crescere o diminuire, no, quest'ordine di acquisto. Secondo una logica, la logica appunto da seguire o è quella del costo unitario minimo o del bilanciamento dei costi.
In particolare, con il criterio del costo unitario, del costo minimo unitario, considero come numeratore, al numeratore ci metto due componenti di costo. Quali sono? Il costo di lancio, cioè il costo legato all'emissione dell'ordine, quindi un C con L, più che cosa? È chiaro che se io ordino per esempio 25, 30 unità o 50, se ci metto anche il fabbisogno relativo al periodo 4, ma arrivano, immaginando che l'ordine sia questo, 10 più 15 più 5, cioè 30, ma arrivano 30 unità. Io li prendo e li metto a magazzino. Però di questi 30, 10 me li prendo subito, 15 alla settimana 2, 5 alla settimana 3. Capite che c'è un costo che io comunque sostengo, che è il costo di immagazzinamento. Allora, il costo unitario, secondo questo modello, mi è dato dal costo di lancio più il costo di immagazzinamento diviso la quantità totale che io vado ad ordinare, la Q con T. Allora, cerchiamo di esplicitare meglio questi termini che compaiono al numeratore. Allora, il costo di lancio è ovviamente un valore fisso, no? Io dico il costo di emissione dell'ordine, è un dato che io vi do nel problema, cioè 50 euro, 100 euro, o qualsiasi altro. Costo di immagazzinamento. Allora, è chiaro che... Dunque, io devo andare a considerare che cosa? L'immagazzinamento di tutta questa quantità che ovviamente verrà presa, prelevata in periodi diversi. Cioè, in particolare, la quantità che io ordino, quindi la Q totale, è data dalla sommatoria degli F con N di T, con T che varia da 1 a T asterisco, T segnato come volete voi. Cioè il T asterisco chi sarebbe? Sarebbe l'istante di tempo in cui mi fermo e dico questo è l'intervallo di tempo ottimo che io devo andare a considerare. E quindi dato dalla somma degli F con N di T, con T che varia da 1 a T asterisco, ovvero se il lotto, la quantità che io devo ordinare è 10 più 15 più 5, T uguale a 1, F con N di 1, F con N di 2, F con N di 3, ok? Costo di immagazzinamento, da che cosa mi è dato? Ovviamente il costo di immagazzinamento dovrebbe essere la quantità che io ho a magazzino, no? che moltiplica un costo unitario di immagazzinamento, quanto mi costa tenere a magazzino l'unità di prodotto, per il periodo di tempo che quella unità che io ho a magazzino rimane a magazzino, no? Perché è chiaro, più tempo ci rimane e più mi costa, no? Quindi, in sostanza, io ho un costo unitario di immagazzinamento che ovviamente è dimensionalmente euro per unità di prodotto per unità di tempo, che moltiplica che cosa? Devo considerare la sommatoria degli F con N di T, al solito con T che varia da 1 a T asterisco, per il periodo di tempo che rimane a magazzino. Ecco, ora qua è l'unica cosa che bisogna fare un attimo attenzione. Vedete, ho così una sommatoria, ovviamente, degli F con N di T. T uguale a 1, per T uguale a 1, questo 10, quanto tempo mi rimane in magazzino? Cioè, io ne ordino 30, il 10 me lo prendo, ma arriva, ma me lo piglio subito, no? All'istante 1. E quindi mi rimane 0, no? La seconda quantità, il 15, quindi me ne rimangono a questo punto altre 20. Di questi 20 che mi rimangono, 15 rimane a magazzino quanto tempo? Ovviamente io ho un bisogno alla settimana 2, ma come inizia la settimana 1, quindi è chiaro che rimane una settimana, perché all'inizio della seconda lo prelevo.
Questo qui lo prendo all'inizio della terza, cioè mi rimane 1 e 2 settimane. Quindi il periodo di immagazzinamento è T-1. Allora, e ci troviamo. Quindi il costo unitario, e lo vedete qui scritto in maniera più pulita, mi è dato dalla somma del costo di lancio più il costo di immagazzinamento che moltiplica che cosa? La sommatoria di quei fabbisogni per il periodo di immagazzinamento, che appunto è T-1, con T che varia da 1 a T asterisco, al denominatore sommatoria degli F con N di T con T che varia da 1 a T asterisco. Allora, qual è la logica che si segue? Ovviamente questo costo unitario viene calcolato di volta in volta questo costo si vede che partendo da un valore iniziale diminuisce, raggiunge un valore minimo e poi riprende a crescere. Di fatto, se ricordate, questo è quello che abbiamo visto anche dagli impianti, no? Questo di fatto è un costo unitario somma, se vado a considerare il costo totale, somma di un costo fisso e di un costo variabile. Quando ovviamente vado a considerare i costi unitari, uno diventa una retta, l'altro diventa una iperbole, un'iperbole equilatera, e quindi è chiaro che il minimo si trova nel punto in cui ovviamente l'iperbole si trova nel punto più basso, in cui la tangente orizzontale poi prende a crescere nuovamente. Ed è proprio questo quello che in sostanza cercheremo di fare, e quindi cercheremo di risolvere applicando quindi questa semplice relazione ad un caso pratico. Allora, vediamo una situazione di questo tipo, e quindi immaginiamo di avere questa situazione. Quindi ho un con riferimento a quello che è il piano generale di produzione e con riferimento a un periodo di tempo, io qui ho indicato 11 unità di tempo, ma è chiaro che io ovviamente mi sono fermato lì, ma prosegue nel tempo, no? Cioè poi man mano che vado avanti escono fuori i fabbisogni relativi anche ai periodi successivi, e questi sono per l'appunto i fabbisogni netti. Come vi dicevo, fabbisogni concentrati in determinati periodi di tempo. Allora, devo determinare ovviamente le quantità ottime da ordinare. Allora, per fare questo, che cosa faccio? Mi costruisco innanzitutto una bella tabellina. Allora, la tabellina, riporto nella tabellina qui il valore della sommatoria degli F con N di T, che rappresenta che cosa? Rappresenta la quantità che io vado ad ordinare, quindi il lotto che io devo andare ad ordinare, la quantità complessiva. Dopodiché qui ci scrivo che cosa? Il valore di C con L più quindi cum per sommatoria di F con N di T per T meno 1. E qui, ultima colonna, riporto il valore di C con U, ovvero il valore di questo termine diviso la quantità sommatoria F con N di T. Allora, proviamo a vedere che cosa succede. Allora, in corrispondenza del primo valore, 10, quindi fabbisogno relativo al primo periodo,
quanto vale ovviamente il costo unitario. Ovviamente io qui vi ho messo dei valori semplici, banali, e poi è chiaro che ognuno poi può pensare caso più complesso. Certamente, voglio dire, questo costo unitario di immagazzinamento, immaginate che poi questo costo unitario di immagazzinamento, io qui ci metto un valore, ma non è così semplice da determinare, è costituito, in letteratura si vede, dalla somma di varie componenti di costo che contribuiscono poi a questo valore. Il costo di lancio, anche lì ci metto un valore, ma è ovviamente un valore banale, cioè, perché, che vado a scegliermi ovviamente proprio per cercare di semplificare la vita. Allora, quanto vale questo termine? Ovviamente è 100 più, ovviamente avrò 1 che moltiplica 10, periodo di immagazzinamento 0, e quindi questo termine vale 100. 100 diviso 10 è 10. E quindi questo è il primo valore del costo unitario, nell'ipotesi in cui ordini una sola quantità, quindi pari a 10, pari al fabbisogno del primo periodo. Allora, ci sommo a 10 anche l'altro valore, 25, cioè dico, vediamo un po' che succede. Se ci sommo al primo fabbisogno anche il secondo fabbisogno, che cosa andrei ad ordinare? Beh, ne ordinerei 25. E in corrispondenza di questo 25, fermo restando il costo di lancio che è sempre 100, qual è il valore del costo di immagazzinamento? Ovviamente avrò 1 che moltiplica, evidentemente il primo termine è 0 perché è 10 per 0, e quindi scrivo 0 direttamente, più 15 per 1. Trovate? Sarebbe 15 per il periodo di immagazzinamento, che è 2 meno 1, cioè 115. Allora, 115 diviso 25 viene 4,6, e vedete che c'è una forte riduzione del costo unitario, che si porta da 10 a 4,6 euro. Allora, proviamo ad aggiungerci anche quest'altra quantità, cioè proviamo ad aggiungere quindi ai 25 anche i 25 del periodo 3, e quindi consideriamo 50 e vediamo quanto vale il costo unitario. Allora, questo termine varrà 100 più 1 che moltiplica, ci metto 0, più 15 più, a questo punto ho 25 per il periodo di immagazzinamento che è 3 meno 1, cioè 2, e quindi è 165. 165 diviso 50 mi dà 3,3. Vedete, in effetti sto nel tratto di curva che ora tende ovviamente ad appiattirsi, quindi le riduzioni del costo unitario ovviamente sono meno sensibili, diminuisce in maniera meno brusca, meno violenta. Allora, ovviamente, siccome io devo trovare il costo unitario minimo, io vado avanti logicamente nel ragionamento, allora dico vabbè, mo ci sommo pure quest'altra quantità, vediamo che succede. Ci sommo allora la quantità relativa al periodo 4, cioè sto dicendo, anziché ordinare solo quello che mi serve, io accorpo il fabbisogno di materiali relativi al periodo 1, al periodo 2, al periodo 3 e al periodo 4. Se ci aggiungo anche il fabbisogno relativo al periodo 4, il lotto diventa di 60, e quanto varrà? Varrà 100 più 1 che moltiplica, quindi 0 più 15 più, io ci scrivo già 50, più 10 per, quanto è il periodo di immagazzinamento? 4 meno 1, cioè per 3, ovvero 195. 195 diviso 60, che è la quantità totale che ordino, è 3,25.
vedete che diminuisce ancora di poco. Beh, sono arrivato quasi al punto di minimo, allora per correttezza dico vabbè, vedo anche di includerci l'altra quantità, quella relativa al periodo 5, ovvero considerando un lotto di 70 e andando a vedere che cosa succede. Allora ho 100 più 1 che moltiplica, in questo caso facciamo direttamente 5 e 3, 8, 95 più quello relativo al periodo 5, 10, per il periodo di immagazzinamento 5 meno 1 che è 4, 40, e quindi 235. 235 diviso 70 è 3,36. Allora, qui vedete il costo unitario sta riprendendo a salire, significa che devo fermarmi a questo punto, quindi al quarto periodo, e quindi il primo lotto che calcolo, Q1, è pari a 60 unità. Tutto chiaro fin qua? Ci avete dubbi? Allora, è chiaro che io sono arrivato qua, ma devo ovviamente determinare anche le altre quantità, no? Perché non è a quantità fissa, è a quantità calcolata. Significa che io non ordino sempre 60, ma devo ogni volta ricalcolarlo, per cui lo stesso ragionamento che ho fatto adesso lo devo ripetere per le altre quantità, partendo ovviamente da dall'istante immediatamente successivo, ovvero io adesso mi sono fermato qui a 4, quindi devo partire da 5, giusto? Dove 5 ovviamente corrisponde a 1, è come se io mi spostassi da questo punto e mi mettessi qui e guardassi in avanti. A questo punto 5 corrisponde al periodo 1. E quindi ripetiamo un attimo il ragionamento che avevamo fatto prima. Allora, ne ordino 10, ovviamente il costo in questo caso al numeratore è 100 più 1 come al solito, 10 per 0, quindi è 100 diviso 10 e 10, poi unisco il fabbisogno relativo al periodo 5 e al periodo 6, quindi è 80, e quindi il costo sarà 100 più 1 che moltiplica 10 per 0, 0, più 70 per t meno 1, quindi sarebbe 2 meno 1, quindi per 1, quindi 170, che diviso 80 mi dà circa 2,12. Poi aggiungo anche questa quantità, 35, così da arrivare ad un lotto di 115, e in corrispondenza ovviamente ho 100 più 1 che moltiplica, quindi 0 più 70 più 70 per 1, già ho scritto direttamente 70, più abbiamo detto 35 che moltiplica che cosa? Questo sarebbe 1, questo 2, questo 3, quindi 3 meno 1, 2, quindi per 2, e quindi 240. 240 diviso 115, 2,08. Allora, vedete che da 10, 2,12, 2,08, aggiungo ancora l'altra quantità, quindi aggiungo anche il fabbisogno netto relativo al periodo 8, quindi 15, così da arrivare a 130, e quindi ho 100 più 1 che moltiplica 0 più 70
più 70 più abbiamo detto 15 per queste 1, 2, 3, 4, 4 per 1 è 3, quindi 285. 285 diviso 130, 2,19. Vedete, sale, aumenta di nuovo, quindi significa che mi devo fermare qua. Quindi il secondo lotto, Q con 2, sarà di 115 unità. Questo copre i periodi 1, 2, 3 e 4. Questo copre i periodi 5, 6 e 7. Tutto chiaro fin qua? Allora, come vi avevo già detto prima, ovviamente questo quindi mi suggerisce di fermarmi a questo istante, ordino quest'altra quantità Q con 2 e ovviamente non è finito, no? Perché sono arrivato qui, devo comunque vedere che cosa succede dopo. Vedete il lotto, la quantità che vado a ordinare è diversa, quindi la prima volta ho ordinato 60, la seconda volta ho ordinato 115. Tra altre cose, con il primo lotto copro 4 periodi, con il secondo ne copro solo 3. E comunque questi lotti sono diversi tra di loro, che noi non lo facciamo nel corso di quest'anno. Rispetto a quelli che sono invece i materiali cosiddetti a domanda indipendente, lì il lotto, io quelli che non sono noti in maniera deterministica ma in maniera probabilistica, lì io calcolo il lotto, la quantità da ordinare e da produrre, e ordino sempre la stessa. Qui invece è una quantità dinamica che cambia continuamente, ma che cambia proprio in virtù del fatto che io conosco i fabbisogni relativi ai vari periodi. Invece lì io devo conoscere la quantità complessiva di cui ho bisogno, per esempio con riferimento a un arco temporale maggiore di un anno, quindi un valore probabilistico della domanda, e quindi il lotto che io calcolo sempre lo stesso, ma ovviamente tiene conto di una domanda che non è deterministica, ma bensì è probabilistica. Allora, dicevo, proviamo a vedere soltanto quest'ultimo passaggio. In questo caso, se, come dire, mi devo posizionare in questo punto e quindi guardare avanti. Questo è l'istante 1, l'istante 2, l'istante 3, l'istante 4, quindi che cosa succede? Con riferimento a questo fabbisogno, allora ho un fabbisogno di 15, quindi che cosa succede? Dunque il numeratore sarà 100 più 1 che moltiplica 15 per 0, ovvero 100, e 100 diviso 15, 6,66. Sommo l'altra quantità che è 0 e quindi rimane sempre lo stesso termine. A questo punto quindi rimane sempre la stessa quantità, scatta soltanto questo termine, quindi il t, che ovviamente nel nostro caso, andando a considerare l'istante successivo, quindi andando ad accorpare anche il fabbisogno relativo al periodo 10, che appunto è 40, che cosa avrò? Quindi 15 più 40 55, quindi avrò il numeratore che sarà 100 più 1 che moltiplica 0, che sarebbe 15 per 0, più 0 ancora, perché sarebbe lo 0 relativo al fabbisogno relativo al periodo 9 per il periodo di immagazzinamento che è 1, 0, più 40 per 2.
e questo mi dà come valore 180, che diviso 55 mi dà come valore 3,27. Andando a sommare anche l'altra quantità, che è 10, ovvero 55 più 10, 65, ottengo al numeratore 100 più 1, che moltiplica ovviamente 0 più 80 più 10 per il periodo di immagazzinamento, che è 4 meno 1, cioè per 3, ovvero 210. 210 diviso 65, 3,23. Allora, certamente io, siccome mi sono fermato al periodo 11 e io comunque non so al momento quello che succede dopo, è chiaro che l'ultimo ordine, il Q con 3, pari a 65 unità, accorpa i fabbisogni relativi a 8, 9, 10 e 11. Qua ricordate che ci sta quell'altra riga con lo 0, ovviamente, perché quindi copre 4 periodi. È chiaro che a rigor di logica io in questo caso calcolo i primi due lotti. Per correttezza questo lo dovrei calcolare, noti poi i fabbisogni netti relativi ai periodi, quindi io sono arrivato fino a 11, noti relativi ai periodi 12, 13, 14, perché in effetti dovrei vedere poi che cosa succede aggiungendoci 12, se diminuisce ancora o se invece probabilmente riprende ovviamente a crescere. Dunque, ecco, questo riassume questo schema in maniera sintetica quello che abbiamo detto. Quindi il primo lotto di 60 copre i periodi 1, 2, 3 e 4, il secondo lotto di 115 copre i periodi 5, 6 e 7, il terzo lotto di 65 copre i periodi 8, 9, 10 e 11. Ecco, questo vi fa capire gli ordini come vengono pianificati. Quindi un primo ordine di 60 viene messo all'istante 1, un secondo ordine di 115 all'istante 5, un terzo ordine di 65 all'istante 8, e così, secondo ovviamente la logica del costo minimo unitario, io riesco a ordinare quello che mi serve ottimizzando il livello delle scorte a magazzino e quindi riducendo l'immobilizzo in valore, perseguendo quale obiettivo? Quello di minimizzare il costo unitario. Quello che però volevo farvi osservare, un'ultima cosa, è questo. Allora, quando io considero dunque il mio costo unitario e ovviamente al variare della quantità, nella determinazione di questo costo unitario è chiaro che io ho quei due termini, no? Il C con L su quella quantità, e poi ovviamente ho più l'altro termine, che è il costo unitario di immagazzinamento per la sommatoria del fabbisogno netto per T-1, e ovviamente questo equivale a considerare che cosa? In termini di costo unitario equivale a considerare quel costo variabile, che il costo totale variabile che in termini unitari diventa un costo fisso, e il costo fisso che in termini di costo unitario diventa variabile, assumendo quindi un andamento di questo tipo, che poi ovviamente tende a crescere nuovamente oltre al di là di quello che è il valore di Q asterisco, che rappresenta ovviamente quell'otto che di volta in volta sono andato a calcolare, che ovviamente non assume mai lo stesso valore.
Quello che volevo farvi osservare è questo. Attenzione, quel costo unitario minimo che io vado a determinarmi, no? E che rappresenta ovviamente, no? In corrispondenza di questa quantità 60, che cosa? Ovviamente la somma del costo di lancio che è 100 più il costo di immagazzinamento che posso calcolare agevolmente, diviso la quantità che nel primo caso ovviamente è 60. Cioè in sostanza questo C con L su Q è 100 diviso 60, questo C con M su Q è 1 per la sommatoria degli F con M di T per T meno 1 diviso 60, che è 1,58, il costo totale è 3,25. Questo è il costo totale unitario. Quello che leggete nella seconda colonna è il costo totale, ovviamente questo 3,25 per 60. Ora, quello che volevo dirvi è questo: il valore che leggete qui, il 3,25, che è il costo unitario minimo, non è un minimo assoluto, ovviamente. In effetti io sto dicendo questo, cioè io mi sposto per lungo questo grafico secondo quelle che sono delle quantità discrete. Mi spiego, io qua sto dicendo considero prima un Q pari a 10, ovvero immaginiamo di stare qua, poi considero la somma di Q con 1 più Q con 2, cioè 25, immaginiamo di stare qua. Poi considero primo, secondo e terzo, giusto, e 50, e immaginiamo di stare qua. E poi considero anche la quarta quantità, quindi 10 più 15, 25, 50, 60, e ad esempio immaginiamo sto da quest'altra parte. Allora io dico, secondo, andando avanti secondo queste quantità, che sono delle quantità discrete, io vedo che il mio costo diminuisce, 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 determino il valore in corrispondenza di 50, il valore in corrispondenza di 60 e dico, ok, per me 60 va bene perché in corrispondenza di questo punto il costo unitario è effettivamente più basso. Ma io non so però che cosa succede tra 50 e 60. Cioè, come appunto ho disegnato, poteva pure essere che c'era una quantità pari, ad esempio, a 56, a 55, in corrispondenza della quale io avevo il costo unitario che effettivamente era il più basso in assoluto, quindi era un minimo assoluto. Questo è un minimo che tiene conto del fatto che vado avanti secondo quantità discrete, quindi non considero quantità continue, perché ovviamente io devo attenermi a quelli che sono i valori del fabbisogno netto che leggo da questa tabella. Non so se mi sono spiegato. E quindi ovviamente il minimo lo trovo con riferimento a queste quantità, cioè come se sull'asse delle ascisse io non facessi cambiare Q con continuità, ovvero 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bla bla bla, fino a 60, ma io lo faccio variare in maniera discreta, cioè 10, 25, 50, 60, ma quello che accade, poi vedo che in corrispondenza di 60 prende a crescere poi nuovamente, scusatemi, e quindi la curva poi tende a crescere nuovamente, ma io non so effettivamente che cosa succede. Il minimo poteva stare qua, poteva per esempio stare dopo 60, e quindi attenzione, il minimo si chiama criterio del costo unitario minimo, ma non è un minimo assoluto, è un minimo calcolato e determinato secondo appunto il criterio che appunto vi avevo detto poc'anzi. Allora, facciamo così. Allora, se dunque, questo è un esercizio che avevo preparato, se allora vi copiate un attimo il testo dell'esercizio e provate a risolverlo, semmai lo vediamo insieme poi giovedì. Allora, come vedete, come
come tipologia di esercizio, io vi do una tabellina di questo tipo dove vi dico i fabbisogni sono distribuiti su un arco temporale secondo questi valori, quindi 10, 25, 30, 25, 60, 25, 5, 10, 35, sapendo che il costo unitario è di un euro per unità di prodotto, per unità di tempo, che il costo di lancio è 100 euro, si determinano i valori dei lotti da ordinare, quindi secondo il criterio, ovviamente in questo caso anche l'unico che abbiamo messo, del costo minimo unitario. Ok? Allora, se volete facciamo così, voi scrivetevi logicamente il testo dell'esercizio, provate a risolverlo se volete a casa, se volete, se ci avete voglia ci possiamo pure trattenere e lo risolvete, altrimenti comunque lo risolvete a casa e ci vediamo comunque giovedì, lo vediamo un attimo insieme e poi vi faccio quindi l'altro metodo di bilanciamento dei costi e poi vi spiego logicamente come nella pratica in azienda questi valori che escono fuori vengono utilizzati per ordinare poi nella pratica, quindi applicare l'MRP e mettere poi, quindi trasformare questi ordini in